Già ragazzi, ho cambiato look, ma oggi non siamo qui a parlare di questo, ma di loro due. Motosega da 100 euro versus motosega da 500 euro. Bel confronto perché sono due motoseghe entrambe da potatura, però molto molto diverse. Ecco qui le due motoseghe che effettivamente questa è la più economica che si può trovare su AgriEuro e questa è praticamente la più costosa. Prima differenza, qualità dei materiali e qualità costruttiva. Qui magari dal video non si può vedere la qualità della plastica, però è totalmente diversa. Questa sembra la plastica di un giocattolo, questa effettivamente è la plastica. Si sente che è tutto molto molto più robusto. Secondo aspetto, ergonomia. Questa è proprio costruita squadrata, questa è tutto tirato di fino, l'impugnatura è comodissima, è zirinata per tenerla meglio in mano. Questa ad esempio è tutta liscia, tutta squadratissima e ovviamente da tenerla in mano tutta un'altra cosa. Dal punto di vista dei pesi siamo anche qui. Adesso magari vi metto il peso di questa e il peso di questa e capite che c'è una bella differenza. A fine giornata si sente, ma veramente tanto. Se vogliamo parlare della barra, questa è una normalissima barra con rocchetto di una qualità che anche qui lasciamo stare, comunque di bassa qualità, mentre qui abbiamo una barra ricavata dal pieno, scavata, riempita con la resina per comunque abbassare il peso ed è su un altro pianeta. Anche qui poi il freno catena, in questo caso è ridotto all'osso per darci molta più visibilità. Qui abbiamo veramente una sfettazza che è una cosa gigantesca. Ovviamente dal punto di vista del motore, due motori completamente diversi, questa gira a giri estremamente più elevati. Infatti poi faremo un test di taglio successivamente, almeno a vedere le differenze. Poi vabbè, la principale differenza fra l'acquistare una motosega da 100 euro piuttosto che una da 500 euro è ovviamente l'affidabilità. Questa motosega qui ce l'ho da pochi mesi e sta ancora andando, però solitamente quando si acquista un prodotto di questo tipo, cosa che ho già fatto in passato, dopo 1-2 anni il carburatore inizia ad avere problemi, fai fatica ad avviarla, magari non tiene più il minimo, cosa che con questa motosega qui, che ormai ho da più di un anno, non mi è mai capitato, problemi veramente zero. Se sei un professionista, queste cose qua ti fanno girare le balle, perché magari sei lì, devi lavorare, devi finire il lavoro e la motosega non parte. Se non avete tante pretese, questa vabbè, ci sta. Però tenete in conto che magari con gli anni non hai tutta quella affidabilità che ha un prodotto di fascia più alta. Però va bene, nel complesso comunque questa è una motosega che la legna taglia e ne ha tagliata. Adesso vi faccio vedere un po' tutta la legna che ha tagliato quella motosega lì, che è un qualcosa di assurdo. Non ci crederete, però questa è la legna che ha tagliato quella motosega lì da 85 euro. Sono riuscito a tagliare anche delle piante un po' grandicelle, nel senso che questa è una mia spanna e comunque è già abbastanza per una motosega di quel tipo, però poi vabbè, ovviamente il resto è tutta legna di dimensioni inferiori, però già aver tagliato quel quantitativo di legname è già tanta roba per un mezzo del genere. Poi ovvio, un'altra differenza è che se lo utilizzo per tante ore, questa qui dopo un po' inizia un po' a rallentare. Raga, non avete idea del freddo che sta facendo, sto congelando proprio per questo. Inizio a tagliare un po' di legna, almeno mi scaldo. Prima però ovviamente scaldo entrambe le macchine, così da non rovinarle e trattarle bene, perché comunque ci tengo ai mezzi. Costosi o non costosi, ci sta sempre trattarli come Dio comanda, almeno durano il più possibile. E non so più da quale iniziare, vabbè, accendiamo lei. Accendiamo l'amatissima Eco. Fermi, fermi, fermi tutti. Non ho detto la cosa più importante, ovvero che se non siete ancora iscritti al canale dovete iscrivervi qui sotto, cliccate, iscriviti, almeno supporti il canale. Dai, fallo. Lo so che guardi i miei video da settimana e non sei iscritto. Clicca, dai. Continuiamo col video. Allora, non so se mi sentite, ma ho qui con me un po' di legna, è tutta roba abbastanza fresca. E vorrei iniziare con del materiale di questo tipo. Iniziamo dal motosega da 500 euro. Ah.
Allora, in questo test ho tagliato un po' di roba fine, così da simulare un po' l'utilizzo reale di queste motoseghe, che sono motoseghe da potatura, quindi ho simulato un po' delle potature, insomma. E come si può ben sentire al sound, questa motosega qui gira a giri estremamente più alti, quindi la catena viaggia a velocità ovviamente più elevate, e ci viene estremamente utile per questo tipologia di taglio. Avere la catena che viaggia veloce taglia alla fine più velocemente quello che gli chiediamo di tagliare. Sentite la differenza estremamente più aggressiva nel taglio. E questo ci facilita il taglio soprattutto di questi rami qua estremamente piccoli. Più viaggia veloce la catena, più taglia velocemente. È qui da vedere. Ci impiega il triplo a tagliare la roba fine. Cioè le taglia in un istante. Secondo me. Cioè viaggia a velocità totalmente diverse. Allora adesso con questo tronco vorrei simulare un po' quella che può essere un'eventuale sfrondatura. Lo vado a rifinire, non so chi l'ha tagliato sto tronco, ma fa pietà. Almeno vi faccio vedere un po' la maneggevolezza che si può avere con una macchina del genere piuttosto che questa, che è un po' più grande. Conclusioni di questo confronto. Secondo me, se posso darvi un consiglio personale, è quello di prendere una motosega di qualità, soprattutto se avete intenzione di andare a tagliare legna da qui ai prossimi 3, 4, 5 x anni. Alla fine della fiera andate a spendere gli stessi soldi, con la differenza che andando ad acquistare una motosega professionale hai in mano una macchina professionale e non una macchina hobbistica. Se invece dovete tagliare quelle due piante e poi basta, vabbè, allora una motosega di questo tipo va più che bene, e anche se poi non hai una certa affidabilità, il lavoro l'hai fatto, l'hai finito e siamo tutti contenti. Quindi valutate un po' voi in base alle vostre esigenze. In ogni caso io vi lascio qui sotto i link in descrizione per l'acquisto. Ho anche uno sconto al 5% per lo store di AgriEuro, quindi se siete interessati qui sotto il link. Spero di aver detto tutto. In ogni caso vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.